Sono Di Maggio e visto che il Natale si avvicina, parliamo di un sito che si chiama Insolito Panettone, che dà spazio alla fantasia nell'utilizzare il panettone in modi innovativi, creativi, diciamo. E per esempio lo chef Peter Brunel, che ha una stella Michelin, ha ideato il panettone in tubetto. Questo sito ospita centinaia di ricette, di video ricette, proposte un po' folli come il sushi di panettone fatto da una cuoca giapponese o il branzino con panettone di liquirizia e zafferano di Matteo Grandi, anche lui una stella Michelin. Ma ci sono anche idee più semplici, ho visto, da fare comodamente a casa anche noi, come il panettone con crema e frutta. E poi ci sono diverse interpretazioni del tiramisù di panettone o anche il club sandwich di panettone con radicchio e speck, che è una versione italianizzata di un classico americano. Perché adesso va molto molto anche il panettone salato, vero? L'avete notato? Per esempio, per venire incontro alle esigenze degli chef, questo pasticcere Dario Loison ha trasformato il panettone in una miriade di forme creative, come macaron, crema, gelato, persino in polvere da usare al posto del pan grattato, come ha fatto Danilo Angé, anche lui uno chef che ha fatto la tempura di asparagi con polvere di panettone, oppure nelle tradizionali sarde impanate, però col panettone, quelle le ha fatte Paolo Sverco, che è uno chef croato in Istria. I francesi che vengono in Italia e li vedo al mercato di Ventimiglia si comprano tutti i panettoni finite le feste, ma anche oltre Pasqua, quando avanzano tutti i panettoni avanzati d'Italia finiscono a Ventimiglia, perché loro, i francesi, lo mangiano a colazione come fosse il pain brioché della loro tradizione. Ecco, e oggi tutto sommato è di tendenza a mangiare il panettone anche oltre il periodo festivo, ad esempio i piatti creativi per recuperare la fetta avanzata dopo le feste o a San Biagio il 3 febbraio, no? Ma Loison è stato un vero pioniere in questa idea innovativa dell'insolito panettone, il sito che già da 20 anni stimola a provare nuovi modi di utilizzare il panettone in cucina.